Wonderland. In questa nuova puntata del Wonderland verranno riutilizzate le voci artificiali venute malissimo di Marco Mazzoli. Le dico come sono fatto? Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mongo. Oggi farà lo speaker radiofonico, dando temperature, orari, notizie e tanto altro. Andiamo. Ma perché? Uè! Sono Marco Mazzoli, quello della radio. Ancora? Ma come ci rompe tutti i giorni, eh? Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio? E allora? Se lo sapevi, sono le 3, le 15 e 16 minuti, guarda. L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori. Ma che compagnia, le persone hanno da fare. Io non sono qui a star seduta, Vuole che faccia il suono del pagliaccio? Fai il pagliaccio, fa quel che cavolo vuoi, guarda, mi stai rompendo tutti i giorni. Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento. Invece qui a Milano c'è il sole, guarda. Lei di dov'è? Te cosa te ne frega di dove sono io? Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Ci sono 32 gradi in questo momento. Fa molto caldo. Guarda, ti è sudato il cielo della bocca. Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal culo durante la diretta. Vaffanculo. Sta lì. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo. Tu hai sentito quello che ti ho detto dalla mia bocca? Ti diverti. Uè, figa! Ma se mi mettete a quel paese, non farmi dire dove ti mando, guarda. Le dico come sono fatto, va sullo stesso mai, sai. Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mo... Bravo, si vede che tuo papà è una persona intelligente. Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Ma no. Dici l'ora e le temperature, che cavoli me ne frega a me. Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento. Lascia che piove. Quando piove sì che niente, si dice. Se esce si porti l'ombrello. Bravo, vedi che quando vuoi ragioni. Aspetti un secondo. No. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Sì, ho sentito, guarda. Pensi che quando dalla bocca. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi. Bravo, anche qui a Milano. Vedi tu. Io non dico mai pardon di abanda, neve più adesso vo. Senti, guarda che io sto lavorando. E non posso stare al telefono, perciò smettila di rompermi le scatole. Perché veramente mi incazzo e poi parli calabrese. Sei una terrona? Sì, terrone me ne vanto. Adesso ti saluto e non mi rompere più le scatole, va bene? Ciao! Puntare il segnale verso Perugia. No. Linea telefonica agganciata. Ma io voglio parlarci. Arrivo, un attimo. Ciao Arnaldo. Ho detto che arrivo, un attimo. Sono Marco Mazzoli, quello della radio. Mi scusi ma stavo piallando. Sono Marco Mazzoli, quello della radio. Scusi ma non ho capito, lei chi sarebbe? Sono uno speaker della radio. E quale radio? Radio Michele Network. Scusi, ma non sento bene. Quale radio ha detto? Radio Michele Network. Michele! Radio Michele, no. Ho saputo che vai all'oratorio del paese. Sei fottuto. Brutto pezzo di merda. Minchione, come stai? Sono Marco Mazzoli. Minchione lo sarai tu. Stronzo bastardo. Sono Marco Mazzoli. Dimmi dove cazzo sei. Maledetto che mi hai rubato le ruote della macchina. Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio? Ma che cazzo me ne frega dell'ora. Io ti voglio squagliare vivo. Sono quello che dice parolacce e fa le scenette non che fanno ridere. Non me ne frega ridere. Un cazzo, hai capito? Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal... Ti ho detto che non me ne frega un cazzo.
Dimmi dove mi hai messo le ruote della macchina. L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori. Io negli anni 80 avevo fatto un corso di kung fu. Ti mollo un calcio nella faccia che te la stacco. Vuole che faccia... Dimmi dove sei. Vuole che faccia il dove cazzo sei? Vuole che faccia il suono del pagliaccio. No! Michele! Finalmente mi cambieranno il numero di telefono. È finita, Michele, è finita. Ridi su sto cazzo. Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio? Come sono le 3 del pomeriggio? Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento. Ma non me ne frega un cazzo di Bergamo, hai capito? Se esce ci porti l'ombrello. Michele, io mi porto l'ombrello per spaccartelo sulla testa. Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Michele, vai a fanculo. Ci sono tre... Chiudi sto cazzo di telefono. Michele! Se vuoi, Michele, se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano su. Sono le tue ultime parole. Lo sapeva. Domani non potrai più chiamarmi. Che io riesco. Figlio di puttana. Che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Aspetti un secondo. Uè, figa! Ma porca di quella impestata cagna maledetta stronza. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo. Michele, ora chiudo. Ti saluto e vaffanculo. Sono simpatico, vero? No, non sei simpatico per un cazzo. Sono simpatico, vero? È finita, Michele. Non potrai più chiamarmi. Ma stai tranquillo, Michele, perché io ero un agente segreto e sarò io a trovarti. Merda. Ciao. No, non può cambiare numero. Lo troveremo. No, non può cambiare numero. Lo troveremo.